Tu dovresti sapere, ma come fai a sapere? Che da un uore ne seguirà un altro e i suoi sudditi dovranno giurare fedeltà. E ancor più i suoi padri. Brigadio, a me padre, ma quando sei morto, mi sei cosato, ma la state una grappa. Nasi e la fedeltà a Francesco II. Se tu! Se tu puoi essere tanto fedele a Iurreti, e io non posso essere fedele a Iurremi. Me lo spieghi? Perché tu puoi uccidere il nome Iurreti e io non posso uccidere il nome Iurremi? Francesco, quando ha ucciso un commerciante di Sulmona, gli ha giustiziato la guardia, ha fatto buono perché chi erano i traditori? Erano spiriti. E come vi uccidete a noi? Noi potete uccidere a loro, perché mentre vi uccidete dalle terre nostre, tenete il diritto di uccidere le terre nostre, ma cura di noi! Con diritto di tenere. E poi ti dico un'altra cosa, noi se la pigliamo che gli ricchi, che stanno comprate le terre per 4 soldi, che ce l'hanno loro da noi, noi che le terre ci campavamo, capito? A un nuovo Stato, la nuova legge dice che uno Stato delle sue beni può fare quel che vuole. Quelle terre erano improduttive e i loro introiti sono serviti e serviranno per finanziare nuove opere. Ma che cazzo me ne frega a me dell'opera che volete fare voi? Noi se stiamo a morire di fame, stiamo in cappenzola l'opera che voi fate. Allora tu non ci capite proprio niente, brigadini, che quelle terre non ci campavamo, da generazioni ci campavamo, la montagna ci serveva, ci è sempre servita, voi ce l'avete ruota. Avete arricchito, c'era ricco. E noi che eravamo poveri, ci avete gittato alla miseria. Se mi diventate miserere. Qual è la verità? Ci capite? E poi voglio dire un'altra cosa. Per una volta, prova a metterti i penne di un contadino. Levate sta giacca, io attassa la pistola. Piglia un furcone. E guarda com'è la vita con un furcone in me. Perché non le fai? Prova! Così ti rendi conto. Basta! L'esistenza nostra! Basta! Basta! Adesso che cosa devo fare con te? Certo! Io, da soldato, non ho mai guardato il problema sotto questo aspetto. Perché io ho preso i briganti, li ho ammazzati, truciati con le mie stesse mani. E quando una volta caduti a terra, non avevo niente da dire. Ma adesso che cosa devo fare con te? Che me puoi fare quello che ti pare. Quello che teneva non ci sta qui. Quindi che chiudo. Se mi uccide, se mi arresta, per me è la stessa cosa. Però voglio dire un'ultima cosa. Te voglio dire. Lo sangue degli figli nostri, che non siete riusciti a bastare. Lo sangue degli figli nostri, che non siete riusciti a imbastare la terra. Con lo sangue, un giorno, dentro le vene dei nostri discendenti, borbotterà. E darà origine a nuovi briganti. Nuovi briganti saranno più potenti di noi, che per combattere i prepotenti con gli urreti. Non useranno più le pistole e gli fucili, ma un'arma più potente, la penna. E saranno loro a raccontare questa storia. O te pensi che sta storia la raccontano i figli degli soldati? Pari alle truppe di Attila, ci hanno sterminato. I figli nostri che mo stanno spersi in muri, un giorno, quando torneranno in cerca delle loro radici e troveranno la verità, vedranno che i loro anni sono stati trucidati. Che pensi che faranno i figli? Di chi che faranno? Racconteranno la verità. Verranno qua, addosso ai militi, racconta la storia, a dire la verità alla gente, e quando tutta la gente la verità l'avrà saputa, a noi ci chiameranno più, perché ci chiameranno patrioti. Ma però basta di parlare, mi sono stufato.